Benvenuti a tutti, vediamo di iniziare. Insomma. Io Paolo Grasi, sono presidente della Fondazione Don Lorenzo Guetti. Come fondazione, assieme a Don Lorenzo Guetti, assieme alla Scuola di Comunità, che è oggi rappresentata da Michele, praticamente abbiamo organizzato queste tre serate per provare a ripercorrere le origini della nostra autonomia. Siamo partiti dall'anno 1000, presentati nella prima serata Pione dal professor Nicola Salsa, e praticamente abbiamo fatto un percorso che comunque vediamo può essere una sintesi velocissima per poi collegarci a quest'ultimo momento, dove abbiamo capito appunto le origini della nostra autonomia, che derivano effettivamente dall'anno 1000. Faremo una pubblicazione specifica, faremo anche probabilmente un video, vediamo, con alcuni minuti insomma per ogni relatore, e probabilmente pensiamo poi di portarlo nelle scuole, perché in questi tre momenti organizzati anche con una collaborazione così delle altre due fondazioni che ogni tanto abbiamo iniziato a dialogare, la Fondazione De Gasperi e la Fondazione Museo Storico del Trentino. Va bene, io faccio solo questa introduzione, dopodiché lascio la parola a Michele per presentare anche questa serata. Abbiamo accolto questo terzo invito che chiude di fatto questo breve ciclo che abbiamo voluto sperimentare per la prima volta nelle terre di Don Guetti, dedicato questo ciclo al viaggio dentro le origini e gli sviluppi dell'autonomia trentina. E doveva essere qui tra noi Paolo Bombeni, ma per ragioni di salute non ha potuto partecipare, è stato sottoposto d'urgenza ad un intervento e questo lo terrà lontano un paio di mesi, insomma. Ecco, quindi ringraziamo due volte Annibale Salsa per aver naturalmente accettato, tenete conto che è il terzo convegno che oggi il professore fa, cominciato a San Michele, poi alla Facoltà di Lettere, e questa sera è qui con noi, per cui insomma lo ringraziamo per questo tour de force cui si è sottoposto. Qualche cosa è importante dire di Annibale Salsa, non solo qualcosa, ma insomma tratteggiare brevemente senza rubare tempo, perché naturalmente le parole più importanti sono quelle che dirà il professore, riprendendo il discorso più o meno da dove l'aveva lasciato a Tione e tenendo conto anche della trattazione che Don Marcello ha fatto l'ultima volta, contestualizzando l'impegno di Don Guetti per l'autonomia trentina dentro un intero secolo. Ma di questo poi, come vi diceva Fabio, avremo la possibilità di avere tra le mani le relazioni che quindi abbiamo chiesto ai relatori di produrre anche lo scritto, proprio per avere più tempo per meditarlo, per insomma, prenderlo dal profondo. Allora, veniamo alle note biografiche di Annibale Salsa, che è nato a Savona, ma è in provincia di Savona, nell'entroterra, ma di fatto Savona è una città di mare dove iniziano le montagne, quindi insomma le Alpi, e quindi è più vicino a noi come cultura alpina di quanto non possa lasciare immaginare la sua città d'origine. Mi ha colpito molto questa notizia che ho scovato, insomma, indagando, che per 20 anni, dal 68 all'88, il professore ha, durante l'estate, ha percorso a piedi tutto l'arco alpino, da occidente fino alla Slovenia, e questo gli ha consentito di maturare, se voi avrete il piacere poi alla fine di parlare con lui scoprirete che il professore ha una sapienza e una conoscenza delle Alpi che è impressionante. Ha insegnato per tantissimi anni antropologia filosofica e antropologia culturale all'Università di Genova, è stato per diversi anni presidente del CAI nazionale, quindi del Club Alpino Italiano. È un profondo conoscitore delle Alpi, come vi dicevo, di tutto l'intero arco alpino, quello che va dalla Liguria fino alle Giulie, è un grande esperto di cultura alpina, degli uomini liberi delle Alpi, come li chiama lui, e delle terre alte.
anche studiato a lungo le forme di autogoverno locale, perché appunto nelle terre alte l'autogoverno è diventato il modo tradizionale con cui le popolazioni si guadagnavano il futuro. E appunto, come diceva Fabio, queste forme di autogoverno originano dal Medioevo, quindi hanno l'autonomia trentina, come abbiamo detto, così con uno slogan, a radici antiche, antichissime, e poi si evolvono nel secondo Novecento, diventano autonomia amministrativa e via dicendo. Ecco, queste esperienze pongono la base, come dico in questi casi, di quella che Annibale Sarsa chiama la democrazia alpina, che è un'espressione che a me piace molto e che io non conoscevo e che devo a lui. È un'autonomia che però, sapete, è contestata dai media, è contestata dai poteri centrali, da una parte della politica e anche da una certa fetta di opinione pubblica che è disinformata, come se l'autonomia fosse in qualche modo un privilegio e per di più un privilegio ingiustificato, no? E non fosse invece un dato legato alla storia politica e culturale del nostro territorio. E la fortuna nostra è che Annibale Sarsa insegna anche a Trento, insegna alla Trentino School of Management e in particolare alla scuola per la STEP, che sta per scuola per il governo del territorio e del paesaggio, e beh, qui nelle giudicarie possiamo dire che fa parte della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di Valle, è cittadino onorario di un Carisolo, ma anche di un altro comune delle Alpi di Cuneo, Ostana, un paese che oggi conta 85 anime, ma un sindaco molto, molto illuminato, e ha scritto due testi importanti che vi consiglio di avvicinare. Nel 2008 Il tramonto, dai titoli dicono molto degli interessi accademici, culturali, non solo di Sarsa, Il tramonto delle identità tradizionali, spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi. Questo libro ha vinto il premio ITAS e invece nel 2015 ha pubblicato Alpi e libertà, Trentino, Sudtirol e Svizzera nel cuore dell'Europa, ed è una raccolta antologica dei principali editoriali che il professore ha scritto dal 2010, credo, per il quotidiano L'Adige, con cui collabora. Ecco, poi insomma si possono dire altre cose, però direi che insomma l'abbiamo spero ampiamente inquadrato. Adesso gli chiediamo appunto di condurci all'ultimo tratto, no? Quello che parte dalla fine dell'Ancien Régime e ci porta verso il primo e il secondo statuto. Sapete che oggi siamo nel periodo in cui l'autonomia trentina sta ripensando se stessa, è stato costituito un comitato per andare verso il terzo statuto, ma per andare verso quello statuto gli occorre capire quali sono le cose che vengono prima e quindi il primo, il secondo e via dicendo. Quindi io gli consegno il microfono, lo ringrazio per aver accettato questo invito. Cioè, dicevo, nonostante la giornata pesante, io mi trovo sempre in queste situazioni con grande entusiasmo e partecipazione, no? Quindi riesco ancora ad entusiasmarmi nonostante i grandi passi. Ma innanzitutto io stasera indegnamente sostituisco il professor Paolo Pomeri, perché lui è l'esperto, diciamo, dei risvolti moderni e contemporanei dell'autonomia. Io mi sono più dedicato nelle mie ricerche e negli studi alle origini dell'autonomia e quindi delle Alpi in generale, del Trentino nella fattispecie, ma di altre regioni dell'Alpino, soprattutto a partire dai primi documenti che riguardano l'autonomia e che risalgono al XII secolo, cioè al 1100, e che per quanto concerne il Trentino fanno riferimento per il Trentino orientale alla magnifica comunità di Fieve del 1111 e per il nostro territorio occidentale alle regole di Spinale e Manezza del 1249, poi Manezza del 1300, eccetera, eccetera. Comunque la biografia personale, non quella professionale, è importante perché io fin da bambino ho sempre frequentato la montagna per tante ragioni,
la mamma originaria al confine tra Liguria e Piemonte, mentre la famiglia paterna è originaria di un territorio che ha molte analogie con il Trentino, e che cioè un territorio che appartiene alla contea vescovile di Novara, quindi un territorio autonomo che dà verso la Svizzera, quindi verso la Valle dell'Ossola, no? Dove il vescovo di Novara aveva potere temporale, vescovile e principeschi, esattamente più o meno, anche se come estensione minore, rispetto al vescovo di Trento, quindi la zona del Lago d'Orta per intenderci. Per cui io da bambino sempre la zona di Balzer, ecco, forse qualcuno l'ha sentito nominare, il mio cognome tra l'altro è originario di quelle parti e ha anche un riscontro nella Valle del Chiese a Pieve di Buono, dove c'è un nucleo di salsa che probabilmente arrivano dal Novarese, perché la Valle del Chiese ha sempre avuto un certo legame con quel territorio, a cominciare da Fradolcino e andando avanti. Ecco, per cui ci sono stati dei travasi di popolazione, no? tra i due territori. Dicevo, io ho vissuto la montagna negli alpeggi, perché i miei parenti, i miei cugini portavano le vacche in Malga, e quindi io trascorrevo 3-4 mesi dell'estate nelle Alpi Piemontesi, dove ho incontrato situazioni simili a quelle che si incontrano in Trentino e in tutto l'Alpino. Tema del governo del territorio, quindi, è un tema interessante, perché le montagne, le Alpi nella fattispecie, non sono territori assimilabili agli altri, non sono assimilabili alle pianure, non sono assimilabili alle città di pianura, sono luoghi difficili dove la popolazione deve combattere con la forza di gravità, perché uno degli elementi caratterizzanti della montagna non è tanto, sì, è anche l'altitudine che è una variabile, ma è soprattutto la pendenza. E quindi i problemi di adattamento, no, sono problemi legati alla pendenza. E quindi vivere dover lottare ogni giorno con la forza di gravità, oggi certo la tecnologia ha alleggerito la fatica, no, del contadino, eccetera, ma non è la stessa cosa di come si vive in territorio di pianura. Allora questo, facendo un po' l'escurso, se ricordo, ho detto a Tione la volta scorsa, questo ha portato, diciamo, i decisori politici del basso Medioevo, dopo il 1000, ma in particolare nel 1100 in poi, a riservare un trattamento particolare di favore, ma non c'è mica da scandalizzarsi, i privilegi, ma privilegi motivati, privilegi giustificati dalle condizioni orografiche, dalle condizioni territoriali. Anche la parola privilegio va letta in filigrana, cioè bisogna capire che tipo di privilegio. Allora, se non ci fossero state determinate concessioni di autogoverno, di autonomia, molte di queste concessioni venivano dal potere ecclesiastico, quindi diciamo che i vescovati, come detto, ma le abbazie, il modo di ruolo delle abbazie è stato un ruolo importantissimo, perché soprattutto le abbazie benedettine e gli altri ordini monastici hanno avuto un'importanza enorme nel richiamare popolazioni dell'avampaese alpino, quindi nei territori a nord o a sud a seconda delle situazioni, e mettere nelle condizioni di stabilirsi in maniera definitiva, stabile, non stagionale, quindi non soltanto per l'alpeggio estivo, per la malga, ma per tutto l'anno, e dando loro ovviamente delle condizioni di favore. Se non ci fossero state queste premesse, probabilmente molti villaggi, molti territori della montagna alpina non sarebbero stati abitati. Questo è il punto. E qui è da lì che bisogna partire, tenendo presente che non trattandosi di territori come quelli di pianura, richiedevano delle strategie di adattamento e delle concessioni di governo amministrativo del territorio diverse, completamente diverse. Allora, queste sono le cosiddette libertà di dissodamento, quelle che gli storici del diritto medievale chiamano libertà di dissodamento. Libertà di dissodamento erano condizioni particolari di favore che venivano date ai contadini che si trasferivano in montagna e che, alla luce dell'impegno a dissodare, ecco, dissodamento, e quindi tagliare il bosco, trasformare il bosco in pascolo, in prato pascolo arborato, eccetera, eccetera, questo comportava un impegno particolare che veniva riconosciuto e veniva premiato attraverso concessione di statuti, di regole, di carte di regola, eccetera, eccetera.
Allora questo nel corso dei secoli ha finito per creare una classe di contadini di montagna decisamente capaci di governarsi con grande senso di responsabilità, ma anche dotata di un livello di istruzione e di scolarizzazione superiore a quello dei contadini di pianura. Per cui noi siamo abituati a pensare che il mondo della modernità è portato a pensare che il mondo dei contadini di montagna sia un mondo arretrato, invece era esattamente l'opposto. Il mondo arretrato era quello dei contadini di pianura, della pianura padana, della pianura lombardo-veneta, eccetera, eccetera. Mentre i montanari avevano un livello di istruzione e di scolarizzazione superiore, che era quello che consentiva loro di esercitare l'autonomia, cioè di esercitare l'autogoverno, senza strumenti di tipo conoscitivo, di istruzione, eccetera, non ci si può autogovernare. Ecco perché l'autonomia è responsabilità. È responsabilità perché richiede maggiore conoscenza, maggiore livello di istruzione, di alfabetizzazione, per poter avere dei margini di governo autonomi e quindi capaci di garantire alla popolazione che rimane sul territorio difficili, no, condizioni privilegiate, tra virgolette, no? Intendendo per privilegio non una discriminazione verso gli altri, ma un incentivo a restare in un territorio difficile. Questa è la situazione che si è andata creando nel corso del tempo. Fino a quando? Grosso modo, fino ai primi del Settecento, la situazione nelle Alpi era di questo tipo. Quindi tutti questi incentivi facevano sì che gli insediamenti si diffondessero quasi, non a macchia di leopardo, ma proprio una diffusione capillare lungo l'arco alpino. Queste forme di autonomia, di autogoverno, non sono specifiche del Trentino, sono di tutte le Alpi. Questo deve essere molto chiaro. Cioè non è che sia qualcosa che riguarda questo territorio o il territorio sottirolese, eccetera. È una questione che riguarda tutto l'arco alpino. Solo che nel corso della storia questo tipo di buone pratiche, cioè questo tipo di autoregolamentazione della vita sociale, si è andato perdendo. Si è andato perdendo perché? Perché la storia, e quindi l'affacciarsi di nuovi poteri e di una nuova politica, soprattutto la nascita degli stati moderni, che sono stati tendenzialmente orientati al centralismo. Non dimentichiamo che lo Stato moderno, a differenza dello Stato di antico regime, e quindi degli stati alpini medievali, hanno come obiettivo quello di creare un apparato amministrativo centralizzato, dove le autonomie dei territori che diventano periferici, perché noi siamo abituati oggi a considerare la montagna come un territorio periferico, come un territorio marginale. Evidentemente negli stati di antico regime non era così, perché le Alpi erano considerate le montagne centro dell'Europa, da ogni punto di vista, non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista, come ho detto, della scolarizzazione, della buona amministrazione, eccetera, eccetera. Poi con l'avvento della modernità, cioè alla fine del Seicento, cambia la forma di Stato. E quindi la forma di Stato che si viene a creare, a definire, è una forma di Stato che non vede più l'importanza dei territori di montagna, li vede progressivamente come una sorta di palapiede. Sentitevi questa espressione. E quindi li vede come tutto più dei territori che devono essere presidiati alla luce della formazione dei nuovi confini. Dei nuovi confini, delle nuove frontiere. Non dei confini, perché il confine c'è anche tra il comune di Comano e il comune, no, di Ragoli, ecco, voglio dire, ma la frontiera è un'altra cosa, cioè il confine diventa luogo di scontro, luogo di contrapposizione, non più luogo di inclusione e di porosità, non più un luogo di trapasso, ma diventa un luogo di chiusura. Oggi stiamo ritornando a questa idea di confine. I nazionalpopulismi che si stanno diffondendo in Europa stanno recuperando, purtroppo, speriamo che la cosa non abbia esiti catastrofici, stanno recuperando questa idea, cioè dove l'elemento di divisorio diventa un elemento di chiusura e non più un elemento di apertura. Allora, questo è successo nelle Alpi. Fino al 1600 nell'arco alpino c'è una grande porosità, c'è una grande permeabilità dei versanti. Gli stati alpini erano
strutturati a cavallo degli spartiacque, quindi a cavallo della montagna, no? Il confine naturale non aveva alcuna ragione di esistere, perché i confini non erano naturali, cioè non erano segnati dal regime delle acque, no? Dai bacini idrografici, ma erano segnati dalle logiche di insediamento a cavallo della montagna, perché la montagna deve essere usata, sfruttata, utilizzata nelle diverse stagionalità su un versante e sull'altro. Ancora oggi rimangono pratiche di questo tipo, di attraversamento dei confini per spostarsi sull'altro versante. Esempio, la Transumanza di Senales in Alto Adige è un emblema di questo tipo di modello, no? Per cui l'idea degli antichi, degli stati di antico regime, la montagna non viene vista come confine naturale, dove le acque cadono da una parte o cadono dall'altra, ma viene vista come un territorio a scavalco che deve essere amministrato in maniera omogenea sui due versanti. Perché è l'unico modo per far sì che ci siano risorse adeguate per consentire alla popolazione di vivere dignitosamente. Questa era la ragione. Non ci sono ragioni etniche, non ci sono ragioni linguistiche. Gli stati alpini erano tutti plurilinguistici. Il dibattito che si sta facendo oggi in provincia di Bolzano sulla toponomastica, voi lo sapete come la penso, l'ho scritto anche su Adia, è un dibattito squallido, che io ritengo profondamente squallido. Perché attaccarsi ancora a questioni di tipo etnolinguistico vuol dire essere fuori dalla storia. Vuol dire essere fuori dalla storia. Vuol dire, cioè, evocare un modello di Stato che è quello del 600, del 700, ma non ha ragione di essere in una visione di tipo postmoderno, come l'attuale, non moderno, postmoderno. Allora, con l'avvento della modernità cambia la forma di Stato. Lo Stato non è più lo Stato alpino, interetnico, multietnico, multiculturale, multilinguistico, ma è uno Stato nazionale centralizzato. E quindi dove il potere politico non è più dentro le montagne, ma il potere politico si pone fuori dalle montagne. I nuovi Stati hanno delle capitali, cioè delle grandi città, che sono fuori dal territorio montano, che sono nelle pianure. Allora, considerando la continua in tutta la sua estensione, da ovest a est, dov'è che questo attacco all'autonomia incomincia? Incomincia a ovest, non qua, incomincia a ovest, incomincia in Piemonte. Perché incomincia in Piemonte? Perché in Piemonte, essendo vicino alla Francia, al confine con la Francia, il modello che si viene a formare dello Stato moderno si forma in Francia. E quindi si forma, e tant'è vero che il primo esempio di applicazione dello Stato centralizzato che usa i confini naturali e non più quelli montani tradizionali sono i Pirenei. Il modello applicativo della dottrina geopolitica di tipo idrografico, cioè basata sulla caduta delle acque, no? È un modello che viene applicato nella catena dei Pirenei nel 1659, no? Nella guerra tra Spagna e Francia. E in questa guerra la Francia era meglio, per cui il confine tra i due paesi viene portato dal fondo, dalla chiusa di valle, cioè dall'imbocco della valle, viene portato sulla cresta dello spartiacque, dove attualmente. Questo modello viene trasferito nel Settecento, col trattato di Utrecht, nel 1713, nelle Alpi. E allora nelle Alpi si comincia a scalzare quelle che erano le autonomie alpine delle Alpi occidentali, ad esempio la Repubblica di Briançon, che estendeva il suo territorio, la sua entità amministrativa, sia sul versante oggi francese, sia sul versante oggi italiano, delle cosiddette valli olimpiche, no? Della provincia di Torino. Allora, questo è il modello. Dal 1713 i sistemi di autogoverno alpino cominciano ad essere spazzati via, no? Nelle Alpi occidentali. E poi, piano piano, il fenomeno comincia ad estendersi anche in altri territori. Bisogna dire una cosa, che l'unico paese che fino ad oggi ha mantenuto la configurazione amministrativa e geopolitica legata agli stati medievali di antico regime è la Svizzera. Perché in Svizzera la dottrina geopolitica dello spartiacque non è stata mai applicata. Non è stata mai applicata. Non è stata mai applicata perché quello è uno stato alpino a tutti gli effetti. E quindi ha mantenuto il modello alpino tradizionale. Diciamo che il Trentino in qualche modo si è salvato perché la provincia di Trento, quella di Bolzano e quella di Aosta sono territori interamente alpini.
perché c'è una distinzione tra montano e alpino. Montano fa riferimento all'altitudine e quindi la legge sulla montagna ci dice che sopra i 600 metri, no? Possiamo considerare il territorio un territorio montano, mentre alpino vuol dire tutta la catena alpina, per cui Trento, che si trova a 183 metri di altitudine sul livello del mare, è alpino ma non montano, anche se nel comune di Trento c'è il Bondone. Ma se io sono sul Bondone sono in territorio montano, se io sono a Trento città sono in un territorio alpino non montano, non sono giochetti bizantini. Sono, è l'idea della convenzione delle Alpi. La convenzione delle Alpi non parte dal principio dell'altitudine, ma parte dal principio dello spazio orografico e quindi anche il fondo valle. Ecco. Nelle regioni invece dove il territorio è parzialmente alpino o parzialmente montano, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, eccetera, allora voi capite che la collocazione dei territori di montagna diventa una collocazione periferica, perché se io guardo le Alpi da Milano, guardo le Alpi da Venezia, guardo le Alpi da Torino, li vedo sullo sfondo, ecco, ma non ci sono dentro. Allora questo in qualche modo ha scalzato l'idea di territorio alpino omogeneo, no? E quindi ha favorito il processo di disgregazione e di destrutturazione di quelli che erano gli stati alpini tradizionali e quindi delle ragioni dell'autogoverno. A quel punto lì l'autogoverno non serve più, perché se io mi trovo in una regione mista, in una regione dove due terzi del territorio è formato dalla pianura e un terzo è formato dalla montagna, non c'è ragione per cui il territorio montano debba essere garantito nella sua autogovernabilità. Questa è una situazione che si è andata protratta nel tempo, poi certamente la rivoluzione francese che ha introdotto il modello giacobino-napoleonico nella cartografia, nella geografia politica, no? Ha inferto un'ulteriore batosta a questa visione, perché lo Stato moderno è andato sempre più centralizzandosi, per cui la distinzione fra Stato e Nazione ha finito per ridursi sempre di più e per sovrapporsi. Cosa vuol dire la distinzione fra Stato e Nazione? Sapete che la Nazione si caratterizza per l'unità culturale e linguistica, ma non necessariamente per l'unità giuridico-amministrativa, mentre lo Stato è un'entità giuridico-amministrativa, quindi ci può essere uno Stato plurinazionale, come erano gli Stati medievali di antico regime delle Alpi. Gli Stati delle Alpi sono plurinazionali, come la Svizzera ancora oggi. Cioè una confederazione di stati cantonali dove si parlano quattro lingue riconosciute a tutti gli effetti, no? E dove nessuno è, diciamo, è superiore. Quindi il criterio non è quello di una lingua che è superiore a un'altra, ma c'è un criterio di parità, quello che fa riferimento alle democrazie alpine, no? Di cui io parlo spesso. Quindi in questa visione di Stato multinazionale, questa visione di Stato multinazionale in Europa comincia a disgregarsi con la nascita dello Stato moderno. Perché lo Stato moderno che cosa stabilisce? Che la nazione deve identificarsi con lo Stato. Uno Stato da nazione. È questo che porta poi nell'Ottocento a tutte le espressioni che sappiamo, no? E che poi prima con il redentismo, poi con i nazionalismi, porteranno a questa operazione di identificazione fra Stato e Nazione. Per cui lo Stato alpino che, ripeto, lo ribadisco, storicamente plurinazionale, plurietnico, plurilinguistico, a un certo momento diventa una cosa sola. E la montagna allora diventa appunto una palla al piede, cioè diventa uno steccato, diventa una barriera. La montagna è funzionale al ruolo di barriera, perché nel momento in cui il confine amministrativo, inclusivo, si trasforma in frontiera, cioè oppositivo, a quel punto la montagna fa gioco come barriera. Perché è più difficile difendere lo Stato-Nazione centralizzato su un territorio di montagna che non in un territorio di pianura. Questo è il problema. Allora cosa succede? Succede che, escluso la Svizzera, che dal 1515 non ha più fatto nessuna guerra, e quindi è paese neutrale, negli altri paesi alpini i conflitti bellici si sono spostati in montagna. E la prima guerra mondiale in Trentino è una chiara dimostrazione. Ma prima della prima guerra ci sono state altre
no? Faccia Piemonte, faccia, eccetera. Dal 1700 in poi il baricentro della conflittualità tra gli stati si sposta in montagna, perché la montagna diventa appunto una barriera, cosa che negli stati alpini medievali, cioè quelli che esercitavano l'autonomia in maniera lungimirante, era, la montagna era una cerniera, non era una barriera, cioè era un luogo di passaggio, di trasmissione, ma senza steccati, senza muri, per intenderci. Ecco. Dal Settecento in poi cominciano i muri. Allora, il modello giacobino-napoleonico è un modello che si basa sullo Stato centralizzato. I confini naturali diventano frontiere politiche e a quel punto la montagna svolge solo la funzione di un presidio dello Stato centrale giocato in termini bellici. E quindi dogane, e quindi controlli di frontiera, eccetera, eccetera. E questo processo naturalmente va a esaurimento alla fine del Settecento. Alla fine del Settecento, proprio per effetto della politica giacobino-napoleonica, gli stati di antico regime vedono la loro conclusione. I principati vescovili nel 1803, Trento, il principato vescovile di Trento, chiude la sua esperienza iniziata nel 1027, con la concessione di Corrado II il Savico al vescovo di Trento, vede dopo esattamente 800 anni la sua fine. Per cui la funzione, il potere ecclesiastico viene restituito alla sua funzione spirituale, ma perde la sua funzione tradizionale, che aveva appunto in molte realtà alpine di anche un controllo amministrativo territoriale. Questo processo è un processo che investe un po' tutti gli stati, ripeto, escludendo la Svizzera, ma per certi versi anche la Costituzione svizzera del 1848 dovrà adeguarsi, nel senso di trasformare una confederazione di cantoni in uno Stato federale. Quindi una piccola riforma c'è stata anche in Svizzera. Badate che negli stati di tipo di antico regime non esisteva una capitale. Tant'è vero che nel 1848 in Svizzera si sono inventati Berna come capitale, ma prima non esisteva. Ogni cantone aveva il suo capoluogo. Quindi questo la dice lunga, no? Ecco. E poi certi territori, ad esempio, diciamo che avevano funzioni un po' di tipo regiudicare, nel regiudicare il principe vescovo ha funzione di marchesato, perché regiudicare era un marchesato, cioè un territorio cuscinetto lontano dal capoluogo e vicino ad altri territori. In Trentino i giudicari avranno proprio anche questa funzione di cuscinetto. Tant'è vero che il principe di Trento aveva anche il titolo di marchese dei giudicari, no? Ecco, questo fenomeno noi lo ritroviamo in molte altre realtà, ma comunque con la fine degli stati di antico regime anche paesi come l'Austria, appunto come l'Asburgo, devono mettere mano delle riforme di tipo centralistico, perché soprattutto i figli di Maria Teresa, no? La grande imperatrice che ha dato a questo territorio, ha portato grandi contributi di lungimiranza come il catasto, no? E come l'istruzione obbligatoria, eccetera, eccetera. E sarebbe troppo lungo elencare i meriti, no? Portati da Maria Teresa in Trentino. Ma i figli di Maria Teresa mettono mano allo Stato, all'impero austriaco, in modo nuovo. Non c'è più il Sacro Romano Impero, perché quello finisce perché è uno stato di antico regime, e subentra l'impero d'Austria. No? E l'impero d'Austria si dà un assetto di tipo centralizzato. No? Allora, in questo nuovo assetto centralizzato, le entità autonome legate al territorio, come ad esempio le regole, le vicinie, cioè le comunità dei vicini, perché le regole sono comunità dei vicini, le regole di Spinare Manenze, comunità di vicini, cioè di gente originaria del posto, ab immemorabili, originaria del posto da sempre, si può dire, no? E che avevano diritti a partecipare dei beni comuni. Allora, a questo punto, anche questo tipo di organizzazione comincia ad essere di intralcio alla edificazione di uno Stato centralizzato. Quando questo territorio passa sotto la giurisdizione
del modello dello Stato bavarese di ispirazione napoleonica e quindi di ispirazione centralista, ecco che i primi obiettivi da colpire saranno le regole, saranno le vicinie, saranno le comunità, le magnifiche comunità, che vengono definite testualmente, no? Sapete come venivano definite ai primi dell'Ottocento le regole? Venivano definite illecite combricole di popolo. Questo modello che per secoli è stato funzionale al governo di questo territorio viene definito come un qualcosa di illegale, illecito, combricole di popolo, cioè come se i vicini delle regole fossero così dei approfittatori, no? Di privilegi non meritati. Quindi così, da questo punto, da questo momento, diciamo, nasce l'idea che avere un'autonomia, una forma di autogoverno nei territori, rappresenta un privilegio non più giustificato. Cioè, mentre nel 1100 il privilegio era riconosciuto come tale, ma meritato, in cambio del presidio del territorio, a partire dall'Ottocento, questo forme di autogoverno vengono considerate un privilegio non meritato. Sembra di sentire certi parlamentari nazionali che oggi dicono: ma perché Trento deve avere autonomia? Ma perché Bolzano? Ma perché? Perché sono cose anacronistiche. Ma questo lo dicevano già ai tempi di Giuseppe II. Perché? Ma perché non si capisce più la ragione, anzi perché l'autogoverno diventa un ostacolo, un intervento all'esercizio di un modello amministrativo centralizzato. All'interno dello Stato moderno centralizzato le autonomie diventano un intralcio. E il portatore di questi diritti di autonomia, eredi delle antiche libertà, i diritti di libertà, diventano, vero, dei destinatari di un bene, di un privilegio che non ha storicamente più ragione di esistere. Viene definito anacronistico, fuori del tempo. Allora voi capite tutto, che di qui in poi comincia la dura fatica per mantenere l'autonomia, per non perderla o per recuperarla. Perché non dimentichiamoci che proprio alla luce di questa nuova concezione che si va affermando nell'impero d'Austria con l'illuminismo giuseppiniano, no? A questo punto il Trentino, perdendo anche il riconoscimento delle carte di regola, delle vicine, delle comunità, eccetera, con fatica cerca di ritagliarsi un'autonomia anche su basi diverse, contrattandola e negoziandola con la Dieta di Innsbruck. E allora da qui comincia un disagio del popolo trentino, perché questo va detto, comincia un disagio del popolo trentino che prima non c'era. Perché prima il popolo trentino, insieme con gli altri, rientrava in quella visione dello Stato di antico regime dove ognuno faceva la sua parte e i privilegi erano riconosciuti come dovuti per restare sul territorio. Come dovuti, non come una attribuzione, una concessione immeritata. E allora lì comincia il travaglio di una popolazione che chiede alla dieta, no? E quindi al governo regionale che si trovava a Innsbruck, chiede di avere un'autonomia, diciamo, provinciale, diciamo, territoriale. Questa gli viene negata. Queste richieste riguardano, ad esempio, l'istituzione a Trento di una università di lingua italiana, perché il Tirolo storico, come il Grigioni storico, come la Svezia, era formata di popolazioni parlanti lingue diverse. No? E quindi il problema delle società di antico regime non esisteva, con l'avvento dello Stato moderno comincia ad affacciarsi, perché nel momento in cui lo Stato moderno afferma l'equazione perfetta tra Stato e Nazione, vuol dire che uno è lo Stato, una nazione, una lingua. Questo è il punto centrale. Allora, qui cominciano ad affermarsi in segno contrapposto a forme di nazionalismo basate sullo sciovinismo linguistico, cioè sull'affermazione che per uno Stato deve esserci un'unica lingua. E qui comincia il travaglio anche della popolazione trentina di mantenere quelle prerogative di autonomia, compresa la lingua,
che hanno fatto parte di una storia durata 800 anni. Ecco la richiesta di una università a Trento di ripetere, no? All'interno però di uno Stato tirolese caratterizzato da autonomie storiche e quindi da confermare, da confermare. Di fronte al diniego di questa e di fronte alla disintegrazione anche del territorio dal punto di vista fondiario, perché in fondo le regole garantivano la proprietà comune di beni indivisibili, inalienabili, non usucapibili. A questo punto salta anche quello, per cui si va verso un ulteriore frazionamento, no? della proprietà fondiaria, un frazionamento del territorio. Ed è la situazione di cui è spettatore Don Guetti. Di un Trentino che si sta impoverendo, un Trentino che sta perdendo le prerogative storiche e tradizionali dell'autogoverno, un Trentino che si trova sempre più in difficoltà a dialogare con un potere che, pur essendo un potere intralpino, non riconosce più le ragioni di un'autonomia all'interno della regione tirolese. Questo è il quadro della situazione. Quindi c'è anche una crisi economica, oltre che una crisi valoriale, anche una crisi sociale e quant'altro. Ecco, direi che proprio qui, questo è il punto focale. Cioè, la situazione che si deve delineare è una situazione del tutto inedita, del tutto nuova, no? Di un impoverimento graduale e progressivo. E un terreno, è un tessuto sociale su cui poi avrà buon gioco, soprattutto nelle città, Trento e Rovereto, il fenomeno dell'irredentismo, che certamente interessava una minoranza, una ristretta minoranza di popolazione abitante nelle città, non certo delle valli. Nelle valli il fenomeno è pressoché inesistente, no? Però non c'è dubbio che politicamente viene giocata questa carta per insistere sulla rivendicazione di una autonomia di questo territorio, fino addirittura a vedere e intravedere la possibilità di una indipendenza. Quindi il passaggio dall'autonomia all'indipendenza. Questo succede spesso quando l'autonomia non viene riconosciuta. È quello che è accaduto in Alto Adige nel secondo dopoguerra, quando si è scatenato il finimondo, quando le rivendicazioni hanno superato limiti anche intollerabili, inaccettabili attraverso morti, eccetera. Però non c'è dubbio che il problema a questo punto esiste. Allora, il Trentino ai tempi di Don Guetti diventa una società in disgregazione. Di disgregazione economico-sociale. L'idea della cooperazione faceva proprio su questo, cioè il popolo trentino deve in qualche modo difendersi con gli strumenti che ha di fronte alla negazione di diritti che derivano storicamente da secoli, che nelle Alpi non funziona. E oggi, diciamo a distanza di anni, noi ci ritroviamo di fronte esattamente a una situazione simile. Perché poi certamente sapete come sono andate le cose, ma con l'avvento tra le due guerre ogni forma di autogoverno viene cancellata totalmente, quindi, perché è ritenuta un attentato nei confronti dello Stato, cioè un tentativo di disgregare l'unità, l'assetto amministrativo dello Stato, per cui ogni regione dell'Alpino, ma non solo, perde queste intatti, queste caratteristiche dell'autonomia. E il problema si ripropone ovviamente con la fine della guerra, si ripropone con il secondo dopoguerra, con il ritorno della democrazia e che allora con la lungimiranza De Gasperi, della politica di De Gasperi, no? Per agganciare il Trentino alla questione sottirolese, perché il fatto, dobbiamo dirlo, l'autonomia che viene ritagliata con la fine della seconda mondiale e guerra mondiale si basa non sui concetti tradizionali di autonomia, e qui lo voglio dire a chiare lettere, no? L'autonomismo alpino di antico regime si basa su motivazioni economiche e sociali, non si basa su motivazioni etniche e linguistiche. Questo è fondamentale. Invece, pur di avere l'autonomia, alla fine della seconda guerra mondiale, cioè con la Costituzione del 1948, si è fatto leva sulla diversità etnica e linguistica, perché altrimenti l'autonomia non sarebbe stata concessa. E il Trentino stesso, no? Perché i documenti del Trattato di Parigi lo evidenziano in maniera chiara,
De Gasperi ha dovuto fare i salti mortali per agganciare Trentino alla regione Trentino Alto Adige, e quindi alla regione, al ruolo della regione, perché soltanto all'interno della regione l'autonomia storica basata su motivazioni economico-sociali, ed è quella cui fa riferimento Don Guetti, no? Le motivazioni sono economico-sociali, non etnico-linguistiche. Però per avere il ritorno dell'autonomia in questo territorio si è dovuto fare leva su motivazioni etnico-linguistiche. Non solo sul fatto che in un'unica regione gli altoatesini di lingua tedesca rappresentavano la maggioranza, all'interno ovviamente dell'Alto Adige, non della regione Trentino-Alto Adige, ma anche sul fatto che in Trentino esistono minoranze di lingua tedesca, non i ladini, perché i ladini non sono entrati nella negoziazione del riconoscimento delle minoranze. Se la provincia di Trento nel 1948 ha acquisito lo status di regione autonoma, non esisteva la provincia autonoma, perché questo è frutto del secondo statuto, ma se l'ha acquisita, l'ha acquisito perché? Perché in provincia di Trento ci sono i Mocchi e i Cimbri. Se ci fossero stati solo i giudicariesi, la provincia di Trento non diventava una provincia autonoma. Questo va detto. Allora voi capite, soltanto attraverso questo appiglio, questo sottilissimo appiglio, il territorio della regione Trentino-Alto Adige ha avuto riconosciuto il proprio statuto di autonomia. Perché questa è la vera motivazione. Lasciamo stare il fatto dell'esistenza di regioni autonome che non ancora altri ha niente a che fare, come la Sicilia o la Sardegna, ma nel caso della Sicilia e della Sardegna le motivazioni sottostanti sono di natura diversa, perché la Sicilia rivendicava la separazione e quindi l'aggancio agli Stati Uniti d'America come uno degli stati federati degli Stati Uniti d'America, sapete questo, no? Ecco. La Sardegna invece, dato il suo isolamento totale, ha avuto questo riconoscimento. Il Friuli invece ha avuto l'autonomia in tardi, nel 63, come risarcimento delle servitù militari legate al confine orientale e quindi al fenomeno della invasione del Tito. Questa è la ragione. Poi certo, in Friuli ci sono minoranze slovene, ci sono minoranze tedesche, no? Perché soprattutto la zona del Tarvisio, la zona tarvisiana e le isole linguistiche Saores e di Timano. Ecco. Ma nelle Alpi la motivazione è stata linguistica. La Valle d'Aosta l'ha avuta perché la francofonia è stata l'elemento dirimente. Se i valdostani non avessero avuto l'uso della lingua francese da secoli, non avrebbero avuto un riconoscimento. Questo è il punto. E Trentino l'ha avuto per quello. Allora, qui, meglio così che niente, io non sto mica a criticare, però non sono queste le basi vere dell'autonomia. Le basi vere dell'autonomia sono basi legate al modello medievale, che è attuale, certo va rivisitato, va ripensato alla luce dei tempi nuovi, del presente, del futuro, prossimo futuro, eccetera. Ma le ragioni per cui i popoli alpini hanno 1000 anni di storia, di autogoverno, sono ragioni di ordine economico e sociale, cioè per il fatto che i territori di montagna, delle Alpi, sono territori in pendenza, sono territori dove la vita è più difficile, sono territori che richiedono un presidio costante, no? Pensiamo ai presidi sanitari, pensiamo ai presidi scolastici, tutte queste cose. No? Per cui se noi centralizziamo anche a livello provinciale, a livello regionale, in qualche modo manchiamo a un appello di autonomia, perché l'autonomia è un'autonomia dei territori, non è l'autonomia delle istituzioni. Le istituzioni sono i garanti, sono il contenitore amministrativo, formale, ma le autonomie sono le autonomie dei territori. Questo è il concetto di autonomia alpina nato dopo il BIG. E questo concetto è ancora valido, è tuttora valido, altrimenti si rischia, come hanno conosciuto tragicamente le regioni che non hanno avuto questo riconoscimento, ma che lo avevano in passato, di avere lo spopolamento della montagna. Penso che la gente se n'è andata dalle valli. L'emorragia demografica nelle valli alpine è conseguenza di questo. Il fatto che nelle valli non c'erano più
presidi territoriali legati alla scuola, alla sanità e a iniziative di tipo economico, come è stata invece vincente per il Trentino l'esperienza di Don Guetti e della cooperazione. O nelle aree di lingua tedesca i Raiffeisen, che sono un po' la declinazione bavarese, no, del modello di cooperazione, no, valido nella Svizzera tedesca, né Austria né nel Sud Tirolo. Allora, venendo a mancare questi tipi di presidi e questo tipo di attenzione, la montagna ha svolto quale funzione? Ha svolto la funzione di serbatoio demografico per le fabbriche della pianura. E quindi lo spopolamento è andato nella direzione della fabbrica. La gente ha preso la strada delle acque. Io uso sempre questa metafora. Quando la gente segue il corso delle acque, dottrina idrografica, di cui io sono un critico, anche se sono un mite, ma in questo feroce concettualmente, no? Quando la gente in montagna prende il corso delle acque, vuol dire che si va verso il declino. Perché? Perché le popolazioni alpine non seguivano il corso delle acque, andavano contro corrente. La storia del popolamento alpino è tutta una storia contro corrente. Contro corrente, perché si andava di là. Allora, questo di là, andare di là, con la nascita degli stati moderni e nazionali, è diventato un'eresia alpina. Tradizionale non era andare a destra, era andare di là. Allora lì si è invertita la tendenza, perché proprio nelle Alpi occidentali, Francia e Piemonte, quando è stato messo in crisi con il modello giacobino-napoleonico il criterio appunto della porosità dei versanti, e quindi si è messo mano alla dottrina geopolitica e idrografica, la gente ha cominciato a scendere a valle e andare in pianura. Ecco, questo è il modello idrografico. È un modello che è sempre a rischio. È vero che oggi non siamo più in un'economia fordista dove ci sono le grandi fabbriche, no? E le grandi catene di montaggio, eccetera. Però il rischio di scendere a valle, di andare in città c'è. C'è anche qui. C'è anche qui. Per cui il fatto di venire meno i presidi vuol dire incrinare le ragioni fondanti dell'autonomia territoriale. Questo non significa contrapporre la gente di montagna e la gente di pianura, ci mancherebbe altro. I rapporti commerciali ci sono sempre stati. Dalla pianura venivano prodotti e dalla montagna scendevano in pianura altri prodotti. Ma qual è il punto critico e veramente rischioso per la montagna? È il fatto che di essere amministrati sulla base di un modello centralizzato. Quando la montagna viene amministrata con le stesse regole della pianura, la montagna perde. Questa è la ragione per cui nelle regioni miste, le popolazioni di montagna si sentono fortemente penalizzate. I Valtellinesi in Lombardia, o la Valcamonica, no? Vicino a Valcamonica, i Bellunesi nel Veneto, no? Le popolazioni valiconesi in Piemonte, eccetera, eccetera. Potremmo continuare, no? Lungo questo discorso. Allora, il modello amministrativo non può essere uguale. Deve essere differenziato, che non significa discriminazione sociale, non significa discriminazione giuridica, non significa limitazione dei diritti, al contrario. Ma siccome il modello giacobino-napoleonico si basa sul concetto di uguaglianza astratta del cittadino, allora, qual è la conclusione che si deve trarre, affrontando territori di montagna delle Alpi e territori di pianura? Che il modello dell'uguaglianza astratta non funziona. Anzi, che l'uguaglianza astratta è la peggiore delle disuguaglianze. Questa è la mia provocazione. È la peggiore delle disuguaglianze. Perché il principio dell'uguaglianza vale se le condizioni dell'uguaglianza sono simili. Ma quando non ci sono le condizioni dell'uguaglianza, ma si eleva a un principio astratto, no? Che è quello francese, égalité, liberté, fraternité, e lo si applica in maniera generalistica a tutti i territori, si pratica una forma di disuguaglianza. Allora è chiaro che le popolazioni di montagna hanno dovuto attrezzarsi
no? Nell'Ottocento, quando la crisi, no? Con la cooperazione, o forme di mutuo soccorso. La tradizione delle società di mutuo soccorso è una tradizione ben radicata nei territori di montagna. Cioè devono trovare delle forme di organizzazione, no? Capaci di mettere insieme le forze in un'ottica solidaristica. Perché il territorio di montagna, per ragioni naturali, non per ragioni solo etiche, poi diventano anche etiche, ma la montagna invita alla solidarietà, proprio perché l'abitabilità, la residenzialità in montagna coinvolge la comunità più di quanto non coinvolga la città. La città genera cittadini individualisti, tendenzialmente. Non favorisce la solidarietà, non favorisce l'aiuto e il mutuo soccorso reciproco. Il territorio di montagna sì, perché c'è la sfida ambientale alla quale bisogna fare riferimento. Quindi il concetto di mutuo soccorso, di mutua solidarietà nei territori di montagna e delle Alpi è un concetto antichissimo, che risale proprio a quegli anni, agli anni del Medioevo. Non, ancora oggi, con tutte le tecnologie, con tutto l'apporto della modernità, con tutto il progresso che abbiamo di fronte, però questi presupposti diventano ancora oggi ineludibili e fondamentali. E ora, questo è il messaggio. O la montagna viene amministrata secondo giusta propria principia, cioè secondo i principi che sono radicati nel territorio, oppure la montagna è perdente. La lezione che noi traiamo oggi e l'incomprensione della comunità nazionale italiana, ma non solo, nei confronti delle autonomie, è motivata da questo. Cosa si dice? Si dice che oggi sono superate dai tempi, si dice sono anacronistiche, si dice ma ormai ci sono le strade, ci sono le automobili, ci sono gli elicotteri, ci sono mezzi che consentono di ridurre le distanze e i tempi di percorrenza, ma non è sempre così. Perché lo vediamo quando le condizioni atmosferiche sono difficili, eh? quando le intemperie rendono difficile lo spostarsi nei territori, andare a Trento in condizioni particolari di tempo, diventa un qualcosa di difficile da gestire come si gestisce in pianura lo spostamento. Allora, queste sono ragioni ancora valide, che la comunità non capisce. Poi voi sapete tutto il battage giornalistico che è stato fatto da alcuni quotidiani e da alcune firme anche importanti del giornalismo che hanno dimostrato all'opinione pubblica italiana, che nella realtà alpine conosce poco, hanno dimostrato che questo è un privilegio che non è più sopportabile per la comunità nazionale perché costa troppo. Si è detto che le comunità montane costano troppo, le hanno spazzate via. Così adesso ci sono delle realtà che io conosco bene dove non si riesce neanche più a riparare le strade. Allora quando non riesci neanche più a riparare le strade, allora a quel punto il gioco forza vuol dire andatevene pure. Allora dobbiamo uscire dalla retorica della montagna, perché tutti sono, io non ho mai incontrato nessuno che dicesse io non amo la montagna, non mi piace la montagna. Quando ero presidente del Canada a Roma c'era il raggruppamento dei parlamentari amici della montagna, tutti amici della montagna, ma poi quando ti fermavi a discutere sui problemi della montagna, la loro montagna si identificava tutt'al più con la settimana bianca. Ancora questa percezione, questa idea della montagna idealizzata dalla città, no? Oppure come deserto verde di un certo ambientalismo integralista e fondamentalista. E questa non è la percezione della quotidianità della montagna intesa come tessuto sociale, della montagna intesa come tessuto culturale. È un'altra cosa, è terreno di gioco, liberissimo di dare spazio anche al terreno di gioco. Ma non è identificabile il territorio montano con un terreno di gioco. Lo dicevano gli aristocratici inglesi della fine dell'Ottocento. Playground of Europe, Alps, the Alps, playground of Europe, cioè terreno di gioco dell'Europa. Ma non può essere solo terreno di gioco, perché la domenica sera se è terreno di gioco te ne vai e lo consegni il territorio delle montagne al silenzio, ma non al silenzio metafisico, che è il silenzio della contemplazione, al silenzio della morte. Grazie.